l'idea di realizzare questo sogno di poter iscrivere una società calcistica ad un campionato dilettantistico ha radici lontane, che poi grazie all'amore nei confronti del quartiere di Gallico mi hanno portato proprio a realizzare questo sogno in questo posto che ci ha regalato veramente tantissime emozioni che ancora oggi ricordiamo. È importante dire anche che i soci, quindi i ragazzi di Gallico, hanno contribuito in una maniera sensazionale alla realizzazione di questo progetto che, ricordiamo, nasce e cresce dallo zero assoluto, quindi dall'anno zero siamo riusciti a costruire un qualcosa di importante in una realtà che aveva bisogno di un movimento sportivo, non solo calcistico, e penso che con gli altri soci siamo riusciti a regalare a tutto il quartiere un qualcosa di importante. Sottolineerei che con i soci fondatori, in primis Walter Cartisano, che è stato una spalla per me importantissima, infatti è stata una delle prime persone che io ho contattato per darmi una mano, infatti chiesi a lui proprio di riuscire a reclutare diversi ragazzi, appunto giovani, giovanissimi di quel quartiere, affinché potessimo realizzare una società che ad onore del vero non aveva nessuna esperienza, però l'esperienza l'abbiamo acquisita sul campo, abbiamo creato, ripeto, qualcosa di importante, qualcosa di indelebile, rimane un ricordo indelebile. E quindi abbiamo deciso di fondare questa società grazie al presidente, al nostro presidente Califano, che è una persona molto ambiziosa e soprattutto riesce, diciamo, a concretizzare quelle che potrebbero essere solamente delle idee. E quindi quando mi ha chiamato, infatti mi ha detto Walter, ho questo sogno, questa idea, io non ho esitato per niente. E Mister Notaro in questo contesto, diciamo, è stato, diciamo, quella persona che è riuscita praticamente a concretizzare il tutto, poi a livello, diciamo, a livello tecnico, anche perché a livello di esperienza, ovviamente, anche se io avevo giocato in altre categorie, magari Gianluca, il presidente, si stava immettendo in questo nuovo mondo, quindi lui è stato il collante, questa persona che è riuscito con la sua esperienza a dare la storia del Gallico. La mia dedica è principalmente a lui, perché va riconosciuto questo merito. Il giocatore li trovavamo per strada, perché era una società nascente. Allora, io sono più di 30 anni che sono nel calcio, amicizie ne avevamo tutti, e contattavamo i giocatori così, e diciamo, scherzando, è nata una bella società e una bella squadra. Un'altra cosa importante che ha inciso in questa realizzazione è stato l'impianto che Gallico aveva, che Gallico poteva offrire, perché il Lopressi di Gallico, che poi è stato il teatro di grandi traguardi, di grandi emozioni, ha influito in questa scelta di iscrivere la squadra proprio nel quartiere di Gallico, che aveva ed ha tutt'oggi una struttura che forse è la migliore nel panorama reggino, è una società, un popolo, quello di Gallico, che aveva fame di sport. La mia avventura al Val Gallico è iniziata nell'estate del 2012. Ricordo che un compagno di squadra, che era anche uno dei soci fondatori della squadra, cioè Walter Cartisano, mi illustrò quello che era questo nuovo progetto di questa nuova squadra. Io avevo deciso di smettere di giocare,
perché non c'era nessun progetto in quel momento, nessuna realtà che mi dava quella voglia, quella fantasia di voler tornare a giocare per qualcosa o per rappresentare qualcosa di importante. Quel progetto invece mi ha subito convinto e quindi non ci ho pensato più di tanto, subito accettato e credo alla lunga poi di aver fatto bene. Durante la prima riunione ci fu ovviamente gettammo le prime basi che furono quelle della creazione del logo, della creazione della divisa e della creazione del nome. Perché ovviamente il primo giorno non avevamo né un'idea chiarissima del nome, né della divisa e né del logo. Perché ho visto l'intraprendenza soprattutto del presidente, che aveva questo sogno di fare un qualcosa di diverso a Gallico, cioè che nascesse una società, una squadra che rappresentasse soprattutto a livello anche nel patrimonio tecnico ragazzi del paese, ragazzi che si battevano per una maglia e per il colore del proprio paese, ed era una cosa che onestamente è affascinante, perché trovare ragazzi del proprio paese a rappresentare il proprio paese è una cosa stupenda. E poi giustamente anch'io sono nato qui e il progetto, torno a ripetere, è stato di una grandezza bestiale, guarda, proprio, perché siamo partiti in sordina, però il valore della squadra, il valore della società ci ha permesso di raggiungere un traguardo prestigioso, diciamo, ecco. E anche questa è la vittoria, cioè siamo riusciti diciamo, a conseguire un obiettivo importante, quello ovviamente della vittoria, ma anche a trascinare molte persone che alla fine siamo tutte amici, cioè sono tutta gente che si è cresciuta, no? In questo quartiere di Gallico Marina, e anche questa è stata una vittoria, è un successo. Quindi l'atmosfera e anche ovviamente la concentrazione, gli stati d'animo. Era tutto condiviso, era tutto, perché tutti eravate dalla stessa parte, ogni giorno durante la settimana, a parte gli allenamenti. Noi siamo arrivati quarti, allora c'era la vincente che andava direttamente nella cadena superiore e poi gli altri facevano lo spareggio. Noi siamo arrivati quarti, abbiamo giocato a merito contro il Salì, ne abbiamo vinto, poi abbiamo fatto una partita a spareggio contro il Mosorrofa e purtroppo è andato come è andato, perché vincevamo 1-0, poi abbiamo perso 2-1, ma non per giustificare, però abbiamo trovato un arbitro non all'altezza. Purtroppo in questi campionati, soprattutto in questi campionati, lei si immagina dove c'è un arbitro che abita in un ambiente un po' ostile, non ha collaboratori, gli arbitri purtroppo hanno dei problemi, problemi che, di ambiente, problemi, non c'è forza pubblica, insomma è un bel problema. Poi quel giorno mi ricordo c'era tutto Gallico Marina e metà di Gallico Superiore e la parte di Mosorrofa, poi era un campetto, anche lì la Lega ha preso una decisione non bella, perché abbiamo giocato uno spareggio in un campo piccolissimo dove onestamente il valore tecnico di una squadra non poteva essere messo in risalto, ecco. Ricordo esattamente fu il 19 maggio 2012 quando con gli altri ragazzi, gli altri soci, ci fu la prima assemblea costitutiva e quello fu un giorno ovviamente storico. Che poi fu seguito dall'acquisizione del titolo di seconda categoria che andammo a prelevare dalla ex Acciaril Campese. Come non ricordare il primo giorno, la prima gara disputata in casa contro il Vallata Sant'Agata, risolta agli ultimissimi minuti da Alessio Postorino, addirittura con una doppietta tra 95esimo e 97esimo che ci consentì di ottenere i primi tre punti storici in casa, vincendo 2-0. L'anno dopo è successo qualcosa che a distanza di tanti anni non riesco ancora a spiegarmi, perché io sono un carattere mite, un carattere, diciamo, non ho il modo mio di gestire le cose sia col gruppo dirigenziale sia con la squadra,
Però quell'anno forse qualcosa, qualche dirigente è andato al di là delle proprie competenze, al di là delle proprie conoscenze, e quando un dirigente subentra, perché figure che sono andato via dopo tre partite dell'anno dopo. Però il Valgallo mi è rimasto sempre nel cuore, perché con Gianluca ne parliamo sempre, con Gianluca ci ricordiamo sempre, e anche lui dopo tanti anni ha ammesso un pochettino anche che qualcosa di in quel periodo qualcosa non è andato come doveva andare, ecco. Però ho pagato io le conseguenze, però giustamente mi rendo conto che gli allenatori purtroppo hanno nella loro vita calcistica, può succedere, è successo a me, però con molto dispiacere, però l'ho sempre seguita la squadra, ho sempre chiesto a Gianluca come andasse, se tutto andava bene, e i risultati sono venuti, onestamente, perché con un presidente come Gianluca, animato da tanta passione, da tanta buona volontà, non poteva essere altrimenti. Come è iniziata la sua avventura al Valgallico? È iniziata per caso, perché un gruppo di amici, in seguito ad una serie di problemi relativi a risultati che non venivano, comunque dei quali non erano contenti, mi hanno interpellato e un po' incoscientemente mi sono tuffato, insomma, in quella che è stata sempre una mia passione. È così, è iniziata proprio così. Allora, il ricordo più bello è sicuramente la festa post vittoria qui in casa, che poi ci ha permesso di vincere matematicamente il campionato. Belli sono quelli relativi a tutte le vittorie, anche magari alle sconfitte, qualche sconfitta, ma ricordi belli possono considerarsi inglobati in tutta l'avventura, ecco, è stato tutto veramente bello, veramente entusiasmante. Ecco. Ma il ricordo più bello assolutamente è la promozione dalla seconda alla prima categoria con Santo Falcone in panchina. È stato l'anno del triplete, dove il Valgallico ha vinto il campionato, ha vinto la Supercoppa provinciale e ha vinto la Coppa Disciplina, che per noi era un obiettivo importantissimo, e siamo riusciti a portare a casa questi tre risultati che per una piccola realtà hanno veramente dato un senso d'orgoglio, un senso anche poi di appartenenza a tutta Gallico. Il segreto non credo ci sia un segreto particolare. Io devo dire che ho avuto la fortuna, anche perché da neofita dell'attività, ho avuto la fortuna di incontrare dei ragazzi veramente leali, forse questo è il termine che più di tutti racchiude, leali, e si è creata un'empatia insomma incredibile, tutti volti a raggiungere appunto il nostro obiettivo. Ma la cosa fondamentale è stata la lealtà, ho scoperto veramente
tanti bravi, ma nel senso di persone importanti, ecco, ragazzi importanti. Ricordo brutto, forse la delusione il primo anno di aver perso una finale playoff immeritatamente, perché eravamo in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, poi delle decisioni un po' discutibili dell'arbitro ci hanno portato alla sconfitta e ha fatto un po' di scalpore quella partita, quindi ancora un pochettino un ricordo brutto, perché al primo anno poter vantare di aver vinto un campionato, quindi di aver fatto il salto in prima categoria, sarebbe stato qualcosa di bellissimo. Diciamo che il secondo anno ci siamo rifatti poi con gli interessi. Io cerco sempre ormai, purtroppo o per fortuna, a 52 anni, insomma, fa piacere tutto questo. Autocritico, ho sicuramente migliorato molti aspetti del mio carattere. Aspetti negativi, primo fra tutti la caratterialità, ecco, ma forse per questo magari credo di essere vero, perché non ho filtri nel bene e nel male, o meglio, ora ne ho molti più di prima, però prima forse il mio peggior difetto tra tutti, ma il peggiore era appunto quello di essere veramente un carattere, un umorale, un caratteriale, ecco. Cercato tutti insieme con grande sacrificio, determinazione e amore. Grande cuore. Io voglio ringraziare tutte le persone che sono qua, anche quelle che non ci sono. Cantiamo. E che hanno dimostrato grande attaccamento a questa maglia, tutti i giocatori in primis, per aver sposato questo progetto e aver dimostrato l'impegno e amore per la maglia. Ringrazio Mister Falcone, anche lui, per aver sposato. I campioni della Milano siamo noi, siamo noi, siamo noi. Anche se comunque ridurre ad una festa tutto quello che è stato il ricordo meraviglioso è un po' limitativo sicuramente, perché il Valgallico ha rappresentato più che una squadra di calcio un momento di aggregazione per tanti giocatori che facevano parte di questa squadra. Dirigenti che erano vicinissimi a noi giocatori e anche i tifosi. È un gruppo di amici, alcune persone che già conoscevo e quindi perché parte dei dirigenti del Valgallico erano gallicesi, per cui gallicese come sono io, ci siamo cresciuti, ecco, giusto per usare un termine a noi molto consueto. Dei cari amici, alcuni dei quali già noti, altri scoperti strada facendo, con tutte le contraddizioni che ci possono essere, perché equivoci, contraddizioni è normale in ogni rapporto umano, però il Valgallico è una bella cosa, è un qualcosa che porterò sempre, sempre con me per le emozioni, fa parte del mio vissuto, per le emozioni che mi ha fatto vivere. Comunque più reale per cui la squadra non è più iscritta al campionato?
Motivazioni purtroppo ce n'erano diverse, vanno ricercate nei rapporti all'interno della società, tra i soci che si erano un po' inclinati, un po' troppo direi. E quindi il Valgallico aveva risentito troppo di questa situazione, anche a livello tecnico, perché anche la squadra in sé aveva risentito di un qualcosa e probabilmente a causa di determinati episodi, quali quello contro il Real Gioia o altri episodi che hanno influito, purtroppo hanno fatto sì che questa realtà dovesse terminare la sua corsa per la delusione purtroppo di tantissimi giovani, tantissime persone, uno stadio sempre pieno che ha questa situazione poi ha purtroppo deluso i nostri ultras, che erano davvero giovanissimi, erano splendidi ad ogni partita, ci seguivano, davano il loro contributo, i loro cori, i loro fumogeni, le loro bandiere, e questo è qualcosa che veramente manca tantissimo e mi sento veramente di chiedere scusa soprattutto a loro, dispiace soprattutto per loro che hanno risentito davvero tanto di questa situazione, di questo declino. Ma intanto perché Gallico, nella fattispecie Gallico Marina, aveva una grande fame di vittoria, una grande fame di sport, una grande fame di socialità. Quindi il Valgallico in assoluto rispecchiava un motivo di integrazione sociale, e questo era davvero il motivo per cui era nato il Valgallico. Il Valgallico regalava ogni domenica e ogni weekend una grande affluenza, portava una grande affluenza all'interno dell'Opresti, un grande entusiasmo, e quindi il fattore più importante era proprio questo, che il Valgallico riusciva a dare delle emozioni importanti anche ai più piccoli. Ricordo ad esempio i bambini che cantavano il nostro inno ogni qualvolta i giocatori scendevano in campo, le esultanze ai nostri gol erano uniche, e quindi è davvero un peccato. Una polisportiva fu importantissima, perché anche se abbastanza pesante, il fatto di avere oltre il calcio anche il basket, anche il volley, davvero aveva appesantito gli impegni, aveva gravato sugli impegni quotidiani del Valgallico, che però erano gestiti con grande amore. La pallacanestro che nasce nel 2014-2015 è iscritta al campionato di Serie D con un roster spaventoso che vinse 18 gare su 18 e conquistò la promozione in Serie C. La divisa è ispirata alla nazionale argentina di Maradona, così come la divisa della pallacanestro è ispirata alla nazionale argentina di Ginobili, che lui stesso menzionò in un'intervista parlando del suo ex coach Gaetano Gebbia, che per noi fu un autentico lusso. Coach Gebbia, un nome che già dice tanto. Come è iniziata la sua avventura sul Valgallico? Beh, è stata un'idea che abbiamo
condiviso con alcune società, in particolar modo appunto il Valgallico e anche la Lumaca, che hanno voluto sposare questo progetto che voleva convogliare in un'unica realtà un gruppo di ragazzi giovani, ma non solo, per far vivere loro questa esperienza non tanto di campionato ma soprattutto di crescita formativa. Ne approfitta la difesa del Valgallico, bravissimo Luca Laganà per il fratello Matteo che va a realizzare con la mano sinistra. E Luca Laganà in due tempi alla fine del tapin. Tapin in due tempi di Luca Laganà. Barrile fino in fondo, fino a dentro, realizza da due punti. Fondo ma sbaglia, rimbalzo di Michele Sulaci. Il rapporto con lo staff del Valgallico. E anche questo è stato una fortuita coincidenza, perché con Peppo Molimeni, con Andrea Pellicanova, con Fabio Falcomatà abbiamo trovato veramente un'intesa, un modo di collaborare. Credo che anche da questo punto di vista è stata un'esperienza eccellente. E non lo dico soltanto limitato al nostro contesto, credo che in assoluto poter condividere con uno staff così qualificato ma al tempo stesso così disponibile e che si è integrato perfettamente l'uno con l'altro è un'esperienza abbastanza difficile da realizzare in qualsiasi contesto. Per la Vissere Gio Calabria, Tramontana adesso tiro a due realizza, Tramontana ne esce fuori il barrile che tiro a due realizza, Costantino mette pressione Tramontana, gli va soffia, si invola in contropiede e realizza a due, tirare fortunato barrile, gli va bene, scelta intelligente, scarico per Warwick, stoppatore di barrile. Sì, siamo molto soddisfatti sotto tutti i punti di vista, per tutte e tre le discipline sportive che pratichiamo noi nella SD Valgallico, soprattutto per il basket, perché come avete scritto benissimo voi, questi 12 mesi sono stati davvero da urlo, perché passare dal nascere come società, 12 mesi dopo presentare un coach come Gaetano Gebbia, penso che sia davvero un obiettivo importante che abbiamo raggiunto e un punto di partenza anche per noi per far partire questo progetto e portarlo avanti nel migliore dei modi. Un numero esagerato di tesserati con tutti e tre gli sport, superavamo i 100 tesserati per tutte e tre le attività e per noi era un motivo d'orgoglio. Dal grande palcoscenico della Viola e della Nazionale alla piccola realtà del Valgallico. Secondo lei quali sono le differenze tra i due mondi? Allora, non possiamo far mettere a confronto, sarebbe come mettere a confronto una 500 e una Ferrari. Però devo dire che dal punto di vista delle gratificazioni e delle emozioni che ho vissuto, l'esperienza con il Valgallico è stata pari alle altre esperienze. E devo dire sicuramente una delle più entusiasmanti e gratificanti della mia carriera. Per quanto fra virgolette scontato, io direi già la promozione è stata comunque una soddisfazione, perché abbiamo fatto una buonissima stagione nelle nostre possibilità, ma comunque una buonissima stagione. La finale dell'anno dopo con coach Gebbia, la finale fatta contro la Vis, è un ricordo allo stesso tempo molto bello e anche doloroso, perché comunque siamo arrivati in finale non da squadra favorita, così una scommessa o qualcosa che nessuno poteva definire il primo anno. Poi però una volta arrivati lì abbiamo giocato per vincerla, ma non ci siamo riusciti perché dall'altra parte c'era una squadra molto attrezzata. Tra l'altro la cosa importantissima è che con tutte e tre le compagini riuscivamo ad ottenere risultati importanti, risultati positivi sia con il calcio, sia con il basket, sia con il volley. Spinge il Valgallico, Iannisi da due, difficilissimo, ma lo mette. Gioca il post basso, proprio così, adesso è tiro. E si rifà alla grandissima. Adesso la recupera ancora lui, Pasquale Tramontana. Il ricordo più bello e quello più brutto sulla panca del Valgallico? Ma belli tanti, soprattutto perché si è creato un clima molto positivo, molto bello, e questo è stato anche un po', se vogliamo, casuale, perché a volte quando si fanno dei gruppi ex novi, si mettono insieme giocatori e allenatori che si incontrano per la prima volta, bisogna anche essere fortunati a far sì che questi incontri coincidano e vadano nel verso giusto. Così è successo. Sicuramente la serie finale di playoff contro la Vis, con la partita seppur persa al Botteghelle quasi pieno,
certamente uno dei ricordi più belli di quell'avventura, mentre non è ricordo comunque di così brutti da essere meritevoli di essere menzionati. Il tuo rapporto con la dirigenza? Ottimo, con Paolo Tripodi, con Gianluca Califano, con Andrea Cimino, con tutti quanti quelli che hanno fatto parte in questi anni di questa squadra mi sono sempre trovato molto bene, un rapporto sempre molto basato sulla fiducia, sul rispetto, è molto comunicativo, abbiamo sempre condiviso tantissime cose, è una cosa che gli devo sicuramente riconoscere. Per cause maggiori purtroppo adesso il Valgallico ha dovuto abbassare la saracinesca. Come ha preso lei questa notizia? Intanto devo dire che l'anno successivo l'attività è continuata proprio sull'onda di quella che avevamo fatto l'anno precedente. Poi si è interrotta e chiaramente è dispiaciuto molto, perché è come aver dato via ad un progetto interessante, bello, solido, che però poi è naufragato e ha in qualche modo vanificato quanto era stato fatto prima, anche se quello che è stato fatto prima in quei 2 anni credo comunque resti nella memoria di tutti noi che ci abbiamo lavorato e contribuito. Noi siamo appunto al Pala Lumaca. Secondo te le strutture quanto contano in questo sport? Tantissimo, perché le strutture, soprattutto strutture come questa, tenute in maniera perfetta come fa la famiglia Laganà. La famiglia Laganà, che prendo l'occasione un attimo, ringrazio, perché è stata parte essenziale del Valgallico, soprattutto dal secondo e terzo anno. Tornando alla domanda, le strutture sono di basilare importanza. Se sono ben organizzate, ben composte, senza punti deboli come è questo del Pala Lumaca, sicuramente una società può andare avanti in maniera molto più semplice rispetto alle tante altre società che non hanno un campo e che hanno grosse difficoltà a reperirlo anche per fare un semplice allenamento. In un futuro lei tornerebbe ad allenare il Valgallico? Ah, assolutamente sì, se ci fossero le condizioni, se si ricreassero quelle stesse condizioni, assolutamente sì, nessun tipo di difficoltà ci mancherebbe. Sarei in ogni caso contento se il Valgallico potesse riprendere comunque la propria attività indipendentemente da me. Sono stata la responsabile organizzativa della squadra Volley Valgallico nelle stagioni agonistiche 2014-2015 e 2015-2016. L'esperienza del volley nella società Valgallico è iniziata quasi per caso. Proprio nell'estate del 2014 vengo contattata dall'allora DS Nicola Cossocrea, il quale, conoscendo il mio impegno nell'ambito volleistico in qualità di giocatrice prima e di dirigente poi di diverse società militanti nelle varie serie provinciali calabresi, mi ha proposto un progetto di polisportiva che era già stato avanzato nel contesto della già consolidata realtà calcistica del Valgallico. Ho colto l'occasione, la proposta con grande entusiasmo, sia perché conoscevo Nicola Cozzocrea personalmente, sia perché ho avuto modo poi di conoscere l'allora presidente Valgallico Gianluca Califano e il vicepresidente Domenico Califano, due ragazzi davvero splendidi, grandi sportivi e soprattutto di grande levatura morale. Il volley che con i campionati CSI ha scritto diverse pagine importanti, vincendo il titolo di campione provinciale, campione regionale, addirittura piazzatosi settimo in classifica generale nazionale. A questo, ripeto, aggiungiamo
si aggiungevano gli impegni delle giovanili, sia del calcio sia della pallacanestro. Io penso che il fatto che il Val Gallico abbia costruito una polisportiva sia stato un evento unico in Calabria, forse addirittura anche nel Meridione. A memoria non ricordo altre società dilettantistiche con una polisportiva, ma anche a livello professionistico. In accordo con quello che era il mio entourage del volley, impersonificato da Francesco Boruto, Stefania Recchi, Beatrice Tortorella e Stefania Laface, ex giocatori nonché dirigenti dell'allora società che gestivamo insieme, abbiamo deciso di buttarci in questa avventura. Quindi stagione agonistica 2014-2015, la squadra Volley Val Gallico partecipa al campionato nazionale organizzato dall'ente di promozione sportiva CSI nelle categorie mista, femminile e maschile. E riusciamo a vincere tutti e tre i campionati nelle fasi provinciali, ma mentre il misto va di diritto alle fasi nazionali, quell'anno per il femminile vi è l'ostacolo delle fasi interregionali, i famosi giochi del sud che si sono svolti a San Lucido in provincia di Cosenza e che ha visto arrestare la corsa del femminile al cospetto di compagini sicuramente molto più organizzate, quali erano quelle siciliane e campane. Però partiamo per Montecatini, partiamo col misto, partiamo in 18, dopo 17 ore di viaggio in pullman arriviamo finalmente a iniziare questa avventura. Avventura che è stata emozionante ed è stata anche molto formativa, perché ha visto la squadra confrontarsi con compagini nelle cui file militavano giocatori, ex giocatori di Serie A, FIPAV, quindi con un bagaglio di esperienza notevole. E usciamo da quei campionati nazionali con un meritato e orgoglioso settimo posto. E ritorniamo a Reggio carichi e sempre più convinti della scelta e dell'esperienza che abbiamo fatto. Stagione agonistica 2015-2016, altro giro, altra corsa. Si ricomincia vestendo e portando orgogliosi colori Val Gallico. E questa volta partecipiamo sempre al campionato nazionale CSI, però nella sola categoria del misto. Va detto che i giocatori che hanno composto la squadra in quel periodo erano sia di giocatori di esperienza che avevano già percorso dei campionati a livello provinciale, a livello regionale di alte serie in FIPAV, coadiuvati da ragazzi giovani di poca esperienza ma di grande talento, insomma era una grande famiglia davvero. La squadra era guidata dal mister Francesco Borruto, ex giocatore e allenatore di esperienza e di grandi conoscenze tecnico-tattiche. Quell'anno vinciamo facilmente anche il campionato fase provinciale, riportando una sola sconfitta in tutto il campionato, e accediamo alle fasi interregionali che si sono svolte a Monopoli in Puglia. Dalle fasi interregionali sarebbero uscite le due squadre che avrebbero poi partecipato ai campionati nazionali. Ebbene, una delle due squadre siamo state anche proprio noi, dietro la campagna, quindi ripartiamo per Montecatini. Torniamo a Montecatini sicuramente con maggiore consapevolezza, con una squadra molto competitiva e con grandi entusiasmi.
svolgiamo le nostre partite, è una media di una partita e mezza al giorno, quindi grande impegno, grandi fatiche. E ritorniamo a Reggio avendo guadagnato anche questa volta un settimo posto su 12 squadre, ma più che soddisfacente. Abbiamo arricchito la nostra bacheca di trofei, che oggi ci permette di guardarla con grande orgoglio, perché le coppe che abbiamo nella nostra vetrina sono diverse. L'esperienza del Val Gallico nell'ambito e nel contesto del volley si conclude però nel settembre del 2016 per scelte societarie diverse e divergenti. Da allora in poi la squadra del volley continua in autonomia il proprio percorso, con quello sguardo al passato che da responsabile di squadra mi rende comunque orgogliosa di aver fatto parte di quella grande famiglia del Val Gallico. Non posso a questo punto che ringraziare il presidente Gianluca Califano, ringraziare tutta la dirigenza del Val Gallico che ci ha dato fiducia e ci ha permesso di vivere quelle grandi emozioni, con la speranza, chissà, magari un domani di poter percorrere nuovamente un cammino comune. Io spero davvero di aver lasciato un bel ricordo, anche se purtroppo quando il Val Gallico ha deciso di non iscriversi più ad alcun campionato, credo che la gente ne abbia risentito parecchio. Però io ho Gallico nel cuore e spero di aver lasciato un ricordo positivo, brillante, un ricordo indelebile. Per me sarebbe veramente un sogno poter ritornare a Gallico con il Val Gallico, e speriamo che questo un giorno si possa avverare. Io ho Gallico nel cuore, ritornare a Gallico con il Val Gallico, speriamo che questo un giorno si possa avverare.